questa sera siamo con i favolosi Beatles. E no, mi sono sbagliato. Beatbox. The Beatbox. Che sono Beatbox, praticamente una band che fa qualcosa di più di, una, di un tributo, no? Sicuramente. E ovviamente siamo al Blue Note, che è uno dei locali più prestigiosi di Milano, quindi io chiederei a questi ragazzi di raccontarci un pochettino da cosa è nata questa. Non è difficile da intuire, però perché suonate i brani dei Beatles e soprattutto siete sempre vestiti perfettamente come i Beatles negli anni d'oro dei Beatles? Sì, assolutamente. Diciamo che sia l'abbigliamento che lo stile è tutto fatto ad hoc. Come nasce l'idea? Intanto l'amore per il quartetto di Liverpool. Diciamo che più che un amore è una specie di malattia. Una malattia mentale, esatto, che ci ha portato a emularli in questa maniera. L'idea nasce da un viaggio in Messico, dove abbiamo visto una tribute che suonava appunto in un hotel, ci siamo emozionati e abbiamo detto, cavolo, dobbiamo portarla in Italia, e da lì è partito tutto quanto. È iniziato così. Ecco, io stavo parlando, lui è John, però in arte John, ma è Mauro Sposito, vuoi dirmi il tuo nome, tu sei Ringo. Io Federico Franchi. Io sono Filippo Caretti, George. Manca Paul, che è un piccolo problema, così non sta molto bene, comunque faccio io Paul. Io ero l'Aldi Gorelli però nel 64, quindi noi ti invidiamo, ci assomigliavano, 65. ci assomigliavano. Non si sentiva nulla, immagino. Però riuscivano ad essere intonati nonostante. Sì, questo è proprio nonostante, vero, sentendo poi i filmati. C'è Ringo che ha detto che andava dietro al piede vedendo i piedi degli altri. Sì, guardando gli stivali, sì. Ecco, raccontate un attimino come è strutturato lo spettacolo, perché io so che vi vestite esattamente come i Beatles, con oltretutto il sarto, ho letto che il sarto che ha fatto i vestiti dei Beatles li fa anche a voi, quindi. Ma non è proprio così, diciamo che la stessa sartoria che ha tagliato i vestiti del Led Sullivan, anche perché sono passati un po' di anni, è rimasta commercialmente attiva e noi abbiamo acquistato appunto questi vestiti ritagliati sugli stessi disegni dei fan. Esatto. Quindi ho visto negli split che nel sul vostro sito avete partecipato anche a Domenica Inn e altre televisive, e avevate quella giacca famosa della Stadium, no? Sì, diciamo che abbiamo otto chiamiamoli vestiti diversi, abiti diversi, che appunto partono dal 62 e arrivano al 70. Ho visto anche Sergio Pepper. Assolutamente sì. Stasera, logicamente, per una questione di tempistiche, lo spettacolo sarà molto molto ridotto, riusciremo a fare solo due cambi. Però, belli. Ecco, parlate un po' delle vostre esperienze precedenti, magari. Parto io? John arriva da un vecchio gruppo di disgraziati che sono amici, e io arrivo dalla musica di New Trunks. Ah dai! Sì, ho fatto parte di questo splendido gruppo per 15 anni circa, con Vittorio Descalzi e Nico Di Palo, dove diciamo è stata una scuola incredibile, perché poi... Prima dell'incidente, Nico? Prima, no, io sono entrato proprio al posto, proprio di Nico nel 98, poi Nico è rientrato con noi nel 2007, è rientrato quando ha ripreso la sua attività da musicista. E finito con loro, nel 2010 sono partito con i Beatles. Io invece ero nei Rolling Stones e poi sono passata alla concorrenza. Beh, giusto. Questa è stata la mia storia. E io ero quello che accordavo le chitarre ai Rolling Stones. Assieme a lui. Filippo è molto giovane, perché diciamo ha 20 anni, però diciamo che la sua grande carriera ce l'ha. Questa è la suoneria di Filippo. Bellissima. La sua carriera deve ancora arrivare, sarà una carriera. Ravi Shankar, c'era anche lui. Sì, c'era anche lui, però lui si occupava del backstage, lui faceva il dopo serata, tra virgolette, sì. Facevamo un po' di cose mistiche, insomma, meglio. Beh, ecco, raccontate un po', ad esempio, quanti concerti fate mediamente in un anno? Mediamente siamo sui 60-70 concerti l'anno. Le previsioni sono rosee, perché abbiamo una nazione che ci ha accolto
in maniera molto, molto forte, che è la Germania, dove sono garantite per nel 2021 sono garantite. Andrete circa... al Cavern di Hamburgo? Sì, no, ad Hamburgo abbiamo il come si chiama? Keller, c'è cioè Star Club. Sì. O quello che è rimasto, insomma, di questi locali, perché. Beh, è un'esperienza, immagino stasera la gente che salterà sulle sedie, perché poi il repertorio, chi è che non conosce i brani dei Beatles, anche uno che non adora la musica, ci è passato davanti. Perfetto, alle delle canti, canti, grazie, benissimo. Grazie. Adesso ci ripassa ancora, sì. Però non importa. Magari poi la tagliamo. Vabbè, niente, adesso sono curioso di ascoltare anch'io questi ragazzi, se mi concedono di ascoltarli. Finito l'intervista ti buttano fuori su se hanno fatto il tuo lavoro. Diciamo allora che non ci resta che salutarli, fare un bocca al lupo per il concerto di stasera, che sta sicuramente fantastico. Amici di Realty TV e Globus Television, The Beatbox, stasera fantastici. Ciao! Bye bye! Ciao a tutti! We'll be right back.